Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video. Oggi video di prodotti finiti. Ne ho come al solito tantissimi, per cui non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Mi stavo guardando i capelli che come al solito fanno pena, sembro una matta e vanno dove cazzo vogliono loro. Vabbè, niente, dai, lasciamo perdere. Allora, finito un enorme bagno schiuma, questo è da 1 litro. Questi sono quelli che compra Nicola. L'avevo tenuto non so perché nel sacchetto dei finiti, ma sinceramente ho gran poco da dirvi. Ogni tanto lui prende anche questi cosoni enormi che sono comodi per rapporto qualità-prezzo, ma che non hanno nessun tipo di quantità-prezzo, ma che non hanno nessun tipo di qualità in realtà. Questo è nutriente aloe vera e mandorle dolci. Sono quei bagnoschiuma da battaglia e nulla, finito, terminato. L'ha usato prevalentemente lui, ma niente di che da dirvi. Ve lo mostro giusto perché comunque sto tenendo le cose che finisco per mostrarvele, ma niente di che, ecco. E come al solito smette di mettermi a fuoco la videocamera e non capisco perché. Boh, vabbè. Devo capire anche questo problema. Poi, altro bagnoschiuma di tutt'altro tipo, invece questo di Bottega Verde. Io è tanto che non acquisto da Bottega Verde, anche se in realtà in passato acquistavo molto molto spesso da loro, soprattutto online, perché c'erano sempre tanti sconti, quindi acquistavo tanto make-up e robe varie. Questo in realtà era un regalo e tra l'altro questa è una linea, diciamo non biologica perché non ha certificazione, ma con il 98% di ingredienti di origine naturale. E questa appunto è la linea, quella all'avena, di cui io ho provato, oltre appunto al bagno doccia, anche lo shampoo e balsamo, che credo di avervi già mostrato in realtà. Allora, devo dire che questa linea, a differenza appunto di altre, mi è piaciuta, l'ho trovata molto 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 delicata. Infatti qua è indicato che è per pelli delicate o sensibili aveva anche un profumo molto molto delicato, non artificiale, che mi ricordava la natura, non so come mai. E non ho idea del prezzo, sinceramente, perché appunto era un regalo, però devo dire che mi sono trovata bene. Non so se lo riacquisterei perché non ho idea del prezzo, probabilmente no perché mi piace molto cambiare. Però comunque se doveste trovarlo in offerta e siete magari invece da Bottega Verde, volete provare qualcosina, non sapete su cosa buttarvi, sicuramente questa linea non è per niente male. Inoltre è indicata anche per lavaggi frequenti, soprattutto perché appunto molto delicato, molto delicato, e quindi potete utilizzarlo senza paura. Anche tutti i giorni. Insomma, niente, niente male, mi è piaciuto. Poi, finito un dentifricio, questo invece di pH Bio, che è praticamente questa, come si dice, questa linea di cui io ho acquistato tanti prodotti, tra cui shampoo e balsami. Questo invece era appunto il dentifricio, è uno dei primi biologici che acquisto e che provo. Avevo preso anche il colluttorio che però non ho ancora utilizzato. pH Bio la potete trovare da Lidl ogni tanto, non sempre, io mi sembra che l'avevo acquistata da Lidl. E in realtà prima c'era anche da DM, ma adesso in realtà è stata sostituita con un'altra linea molto simile, che non so se è proprio tutta pH Bio che è stata sostituita con questo nuovo marchio o se semplicemente DM ha sostituito uno con l'altro, perché sono veramente molto simili anche i packaging e tutto, quindi questa cosa in realtà mi sfugge, però vabbè. Allora, questo è appunto sbiancante, ideale per tutta la famiglia. La cosa che mi aveva attirato che era il gusto di ananas e papaya. Ed effettivamente aveva questo retrogusto di frutta, quindi aveva un sentore comunque da dentifricio, quindi mentolato, diciamo così, ma aveva questo retrogusto molto più dolce che lo rendeva un dentifricio molto particolare, gustoso comunque da utilizzare, piacevole. Io non amo particolarmente quelli troppo forti che ti lasciano la bocca tutta fredda, ghiacciata, perché quasi bruciano, quelli non mi piacciono. Questo era molto 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 delicato.
e il sapore in bocca era piacevole. Tant'è che secondo me può essere l'ideale anche per i bambini. E quindi non lo so come mai, mi ha subito fatto pensare ai bambini questo dentifricio. E devo dire che non mi ha dispiaciuto affatto. Non mi ricordo il prezzo, sono sincera, ma su 1 euro e qualcosa. Io penso che se lo ritrovassi lo riacquisterei tranquillamente perché non mi è dispiaciuto. Ha una consistenza diversa rispetto agli altri dentifrici classici. Dà un po' l'idea quasi di che lavi meno, che pulisca meno, ma perché ha questo sapore meno forte. La stessa cosa mi sta succedendo anche con quello di Alverde che sto utilizzando ora, che è sempre appunto biologico. Per cui non lo so se è una prerogativa dei dentifrici biologici perché appunto non ne ho provati molti, però hanno quasi quest effetto che sembra che lavino meno, un po' come gli shampoo che fanno meno schiuma e quindi danno l'idea di lavare meno, quando non è così. Questo è certificato AIAB, è talmente piccola qua la certificazione che spero vediate. E comunque sì, devo dire che se lo ritrovassi potrei anche riacquistarlo. Poi, finito un prodotto per capelli. Allora, questo qui è una maschera colorante di questo marchio che non riesco neanche a vedere perché è scritto no, per la Color del Oyster Cosmetics Professional, scusate. La linea Directa Crazy e ci sono diversi colori, questo come vedete è grey, che io utilizzavo. Forse ve ne ho anche già parlato, appunto quando adesso vabbè siamo in una situazione veramente drastica con questi capelli, sto aspettando che scolorisca ancora un po' l'azzurrino, il verdino, perché se no non riesco a fargli niente, nel senso che tutto quello che metto sopra qui non prendeva, quindi sto aspettando che scarichi ancora un po' il più possibile e poi proverò di nuovo a fare quelli che ho qua in casa, vabbè. Questo appunto era grigio, era un bel grigio scuro che poi andava a man mano schiarirsi ed è una maschera colorante e ristrutturante, quindi io come la utilizzavo? Prima dello shampoo andavo ad applicare sui capelli, ovviamente solo sulle lunghezze decolorate, la lasciavo in posa il più possibile, magari nel frattempo facevo altro, quindi anche mezz'oretta prima di dovermi lavare in realtà, in modo che prendesse bene. E praticamente mi andava a colorare il capello, come se fosse quasi una tinta, però molto più gestibile ed è una maschera colorante, non è una tinta. Devo dire che non mi è dispiaciuta affatto. Ne ho provate diverse, tra l'altro, di questa linea, da qualche parte sono e forse ve le avevo anche già mostrate le altre versioni perché avevo anche quella antigiallo. Questa invece era proprio grigia. E non mi è dispiaciuta, non mi è dispiaciuto affatto. L'unica cosa è il prezzo, che non è proprio bassissimo perché mi sembra che costasse sugli 8 euro. È un bel boccettone perché sono 150 ml, ma io ho i capelli molto lunghi, quindi se voglio che effettivamente prenda bene, se voglio metterla bene su tutti i capelli, ne uso parecchia. E quindi il prezzo è quello che un po' mi scoraggia a riacquistarla. Però mi era piaciuta, questa l'ho trovata da Capello Point, quindi potete trovarla in questo tipo di negozio, poi non so se la rivendono altrove. Allora, io ora voglio provare altro da provare e sto comunque cercando altri prodotti perché voglio testarli, perché comunque mi piace cambiare. Ma se dovessi trovarmi in una situazione in cui non so che cosa usare, non ho altri prodotti in casa e un giorno che magari sono al lavoro e quindi posso passare comodamente da Capello Point a riacquistare questa, perché no? Io probabilmente potrei anche riacquistarla. Il motivo per cui in questo momento non la riacquisto è semplicemente perché ho altro e in questo momento non ho comunque l'esigenza di avere il grigio, perché ho degli altri step da fare prima di ritornare al grigio. Però questa qui devo dire che non mi era dispiaciuta e potete forse notarlo un pochettino da qui, non lo so, come saranno le luci e tutto, però vedete che ha comunque un sottotono violaceo che appunto serve a contrastare il giallo. Quindi questa
Ottima, la terrò da parte perché devo ancora farvi il video famoso sui capelli, quindi su come tratto i capelli grigi e sull'evoluzione in realtà dei miei capelli, dalla deco al grigio al viola, eccetera, eccetera. E, però non ho ancora avuto modo, però prima o poi, cioè in realtà io l'avevo già girato, ve l'ho sicuramente già detto, ma è tra i video andati perduti, per cui vabbè, lo ririgireremo. Poi, sempre un altro prodotto dei capelli, per capelli, bel boccettone di maschera di Botanica. Questa è una bomba, ve l'ho mostrata nel video haul appunto di acquisti LMD, quindi è un prodotto da discount, da supermercato, di facile reperibilità comunque perché MD si trova in giro, ecco. E la linea è Botanica, quindi la linea che hanno loro, diciamo, di cura della persona, che ha anche dei prodotti con ottimo inci. Non sono prodotti biologici, però l'inci non è male per essere dei prodotti da supermercato, diciamo così. Questa è una maschera per capelli all'olio di oliva, 100% biologico olio di oliva, però ripeto, certificazione non c'è, quindi è solo indicato qui, ma insomma io non mi fiderei. Specifica per capelli fragili e trattati con glicerina vegetale. Allora, l'inci non è malissimo, anche se non è neanche perfetto, ecco. Però, che cosa vi posso dire di questo prodotto? A me è piaciuto perché, a parte il prezzo, questi sono un litro, sì, 1000 ml, e l'ho pagata 2 euro e qualcosa, quindi molto molto meno delle classiche maschere per capelli che possiamo trovare in commercio, Garnier piuttosto che, se vogliamo stare sul biologico, Omia, per citarvene alcune di quelle che comunque ho provato io, o anche PH Bio stessa, questa qui fa delle maschere ottime, però sono tutti barattolini più piccoli che costano sopra i 2 euro. Quelle di Garnier che sono ottime per carità, non mi ricordo se sono 300 ml o 400, mi sfugge la dimensione, però comunque costano, io lo prendo sempre in offerta, quindi comunque sulle 4 euro, però costano anche 5, anche 6 e più di 6 euro, ecco. Questa, il fatto che ho un boccettone così enorme, averla pagata così poco, mi ha fatto dire, ma sì, dai, proviamola. Ed effettivamente non era per niente male. Io dopo di lei ne ho provate altre, che ovviamente mi sono piaciute di più per l'effetto districante, perché io, oltre al nutrimento per i miei capelli, la prima cosa che voglio e che cerco e che poi sento e vedo è la districabilità, quindi il fatto che siano morbidi e pettinabili dopo il lavaggio. Questo effettivamente faceva il suo dovere tranquillamente. Non avevo neanche la paura di metterne troppa e di abbondare, probabilmente anche per quello, però il fatto che c'era il boccettone enorme non mi faceva preoccupare di consumarla. E quindi io ne mettevo anche una bella quantità sui capelli, la lasciavo in posa e sicuramente dopo il risciacquo i miei capelli erano molto più morbidi e più districati. Ripeto, a livello di qualità, successivamente a questa, io ho trovato prodotti migliori. Per però il rapporto quantità-prezzo, sicuramente questa è imbattibile perché 2 euro e 69, 2 euro e 60, 2 euro e 60 e qualcosa, ecco, adesso non ricordo precisamente, ma nel video relativo agli acquisti MD, dove ho preso altri prodotti di Botanica, dove ho preso anche la maschera per la macchina, il macchinario per fare le maschere in tessuto in casa. Vabbè, non divaghiamo, però se non l'avete visto andate a vedere quel video. Allora, sicuramente da quel punto di vista, quindi quantità-prezzo, è imbattibile, è veramente imbattibile. Non mi sono trovata per niente male, quindi devo dire che se mi dovesse ricapitare di vederla, di andare a fare la spesa e avere la necessità magari perché sto finendo qualche altro prodottino, di averla nelle scorte, questa sicuramente la riacquisterei perché mi è piaciuta, niente di eccezionale, però ripeto, sempre uno di quei prodotti da battaglia dove comunque in evenienza, ecco, ci sono, mentre magari quelli che costano un pochettino di più, che sono biologici, che sono più piccolini, lì
tratto in una maniera diversa, diciamo così. Questo, sì, e quindi, perché no? Io lo riacquisterei, sì. Poi, altro prodottino, anche questo non è biologico, ma è uno dei tanti prodotti che, insomma, il packaging parla di bio e, insomma, sì, non che si spaccia perché ovviamente non c'è certificazione, però, cerca di puntare sulla naturalità, dei suoi ingredienti. Allora, stiamo parlando di Natura Oil, di cui io ho altri prodotti, alcuni acquistati da me perché mi incuriosivano e volevo provarli, e altri regalati. Questo è un Doccia Oil elasticizzante. Mi piacciono molto i Doccia Oil perché hanno appunto una consistenza oleosa, quindi molto 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 idratante per la pelle. Proprio durante il lavaggio, io sono una persona un po' pigra, soprattutto per quanto riguarda il corpo, quindi non mi piace mettermi creme corpo e non lo faccio praticamente mai, raramente, a parte d'estate dopo il mare, quindi quando sono ustionata, bruciata, scottata o comunque abbronzata, allora lì in quel caso sì, ma se no normalmente è difficile che io metta dopo la doccia la crema corpo, è preferibile l'olio. Questo è un po' non una via di mezzo, non so come dirvi, è un. Dopo aver utilizzato questo prodotto, il fatto che sia oleoso e quindi molto idratante, molto emolliente, fa sì che io non senta la necessità dopo la doccia di per forza dovermi mettere la crema o un altro prodotto. E quindi non mi è dispiaciuto, anche proprio la sensazione della coccola avvolgente del bagno con un prodotto appunto a base oleosa non mi dispiace affatto. Questo dice con olio di argan bio, ma ovviamente non ha nessun tipo di certificazione, quindi è solo scritto qui. E vabbè, 0% SLES, PEG, siliconi, parabeni, coloranti e quant'altro. L'inci non è malvagissimo, appunto, non ha cose particolarmente gravi, ecco. No, infatti. E quindi potrebbe anche essere ok. Io adesso, ripeto, cioè non me ne intendo tantissimo di inci, anche se sto un po' studiando, però vediamo se mette a fuoco. Su. Oh, ce l'abbiamo fatta. Questo è l'inci. Se vi interessa, stoppate e dategli un'occhiata. Io so che non è un prodotto biologico, ma soprattutto per i prodotti di lavaggio e poi del corpo non mi interessa. E infatti un altro prodotto che arriva, Balea. Balea, non poteva mancare un prodotto di Balea in questo video di prodotti finiti. Adoro i bagnoschiuma di Balea in tutte le loro forme, c'è poco da dire, mi piacciono tantissimo. Mi piacciono per le profumazioni, perché poi l'effetto, bene o male, io sono sincera, non è che noto tutta questa differenza tra un bagnoschiuma e l'altro. Quello che vi dico è quello che noto, però tutte queste sensazioni magnifiche che un sacco di gente ha quando utilizza determinati prodotti, io boh, non le sento. Se c'è una differenza, effettivamente magari me ne accorgo ed è quello che poi vi racconto in base a quello che ho provato. Però, insomma, diciamo che soprattutto sui bagnoschiuma, non sono così esigente, mi piace un po' tutto, vado più proprio a gusto sensoriale, per quanto riguarda l'olfatto più che altro, quindi se mi deve piacere il profumo e la consistenza comunque sì anche del prodotto. Questo è un classico doccia crema al profumo di lampone e lime. Io tra l'altro lampone e lime avevo anche il deodorante, di cui sicuramente vi ho già parlato in qualche video, ma arriverà a breve anche la recensione. E boh, a me piacciono tantissimo. Costano poco, mi sembra 99 centesimi questo formato, che è da 300 ml, quindi comunque non pochissimo. Questa è una formula idratante ideale per pelli sensibili.
Niente, adoro, adoro, adoro. Sicuramente, non magari questo, perché poi le linee cambiano, anche se questo non è edizione limitata, quindi dovrebbe esserci sempre, però, cioè, insomma, comunque un cambiamento dei vari prodotti. Però, in generale, diciamo che Bagnoschiuma e Balea mi piacciono. Questa profumazione, top, buonissima, dolcissima. Unisce il dolce del lampone e l'aspro del lime, che sono due componenti che a me piacciono tantissimo. Il lampone io lo adoro. E anche il lime, il limone, io per esempio me lo mangio così, per cui top. Ah, e la menta che lo rendeva molto fresco. Ottimo. Poi, finito invece di tutt'altro genere, un doccio shampoo agli agrumi di Ecos. Eccolo qui. Questo qui invece è un prodotto biologico, un prodotto biologico certificato vegan e certificato ICEA, come potete forse notare qui. Mi sono accorta che in certi video quando avvicino alla luce non si vede più un cazzo, quindi sto cercando di farvi vedere un attimino meglio. Questo è con estratto di olio essenziale di limone biologico e doccia shampoo, sono quei prodotti che io prendo più che altro per Nicola, che magari non ha esigenze specifiche per quanto riguarda i capelli e che andandolo in palestra io no, ha magari bisogno anche di un prodotto che faccia tutto veloce, un unico prodotto da portarsi in giro per quando va in trasferta, in palestra, quello che è, che gli permetta di lavarsi sia il corpo che i capelli. Io non li amo particolarmente, però mi è capitato di acquistarne alcuni anche per testarli e devo dire che questo non mi è dispiaciuto. Allora, come tutti gli shampoo biologici, io l'ho trovato poco schiumoso, quindi faceva poca schiuma e un po' liquidino. Non tanto quanto altre cose super liquidi che ti scivolano dalle mani e non riesci neanche a lavarti, quelli li odio proprio perché metto, faccio così, vroom, non c'è più niente e quelli non li sopporto. Questo un pochettino meglio e sicuramente che mi ha aiutato ad apprezzarlo è stata anche la profumazione perché ovviamente gli agrumi è una cosa appunto che mi piace, tornando al discorso di prima. E questo appunto molto delicato, ma credo che sia proprio una prerogativa in generale di tutti i bagno doccia, bagno schiuma, eccetera, shampoo e quant'altro dei prodotti biologici, li trovo sempre molto più delicati. Lava però, lava molto bene, delicato ma efficace, quindi il prezzo non è bassissimo, non mi ricordo quanto costava, sicuramente l'ho acquistato in offerta e l'ho acquistato da Tigotà, credo forse in uno dei primi video haul Tigotà, se vi interessa e volete andare a rivederlo, c'erano tantissimi prodotti Ecos che ho preso, tanti anche bagno schiuma, bagno doccia e quant'altro. Mi piace comunque Ecos come marchio, quindi se lo trovo in offerta lo acquisto perché mi fa sempre piacere comunque utilizzare un prodotto biologico non solo perché fa bene a me, ma perché fa bene in generale all'ambiente, quindi comunque se riesco e se posso, perché no? Questo ha 97% di ingredienti di origine naturale sul totale. E un 10% di ingredienti biologici sul totale, meno acqua. E vabbè, testato su pelli sensibili, ha un valore di nichel, cromo e cobalto inferiore allo 0,4, quindi comunque quello, cioè, testato, eccetera. E niente, contiene appunto olio essenziale di limone, che ha proprietà toniche, astringenti e deodoranti. E quindi insomma, nulla, mi piace, devo dire. Non so se lo riacquisterei semplicemente per una questione di variare e per magari il prezzo, però mi è piaciuto, quindi sicuramente ve lo consiglio. Poi torniamo invece a Bottega Verde. Questo è un lavamani. Quindi un sapone praticamente mani alla vaniglia nera. Questo era stato un regalo, non so se si vedrà quello che c'è scritto. E nulla, un sapone come un altro, non è una linea biologica questa, era quella alla vaniglia. Di questa linea avevo anche il profumo, l'acqua profumata per il corpo, che anche se io non amo tantissimo la vaniglia, mi è piaciuta. Questo è un sapone mani normalissimo, l'ho usato con piacere e non è tra i miei preferiti, quindi
non lo andrò a ricomprare perché so che a meno come prezzo ci sono prodotti che comunque mi piacciono tantissimo, tipo vedi quelli di Balea, quindi non credo che andrei a ricomprare questo, però l'ho usato con piacere. Poi ho finito un profumino, questi qua dei Tesori d'Oriente. Questi sono, vabbè, famosissimi, li conoscete tutti. Devo ancora girarvi il video, tra l'altro, su tutti, anche qua, altri video che devo girare. Su tutti quelli che ho per parlarvi dei prodotti famosi. Anche se in realtà su YouTube ce ne sono diversi di video che parlano di questo argomento, però comunque ci tenevo a dirvi anche io la mia per quello che ho provato, ecco. Io ne ho parecchi, questo è uno dei miei preferiti in assoluto. Sì, mi piace tantissimo. È proprio dolce, delicato, aromatico, mi piace un sacco. E questo è all'olio di argan e fiori di arancio ed è l'Hammam. Ecco qua. Dice: un bouquet orientale fiorito, impreziosito con olio d'argan utilizzato da millenni come elisir di bellezza. Questo profumo racchiude la sensualità del gelsomino, la luminosità di fiori d'arancio e la freschezza della clementina, dando così vita ad una fragranza avvolgente, intensa e inconfondibile. Vero, vero, cuoto tutto. Mi piace tanto. La durata ovviamente non è eccelsa. Però mi dura molto di più di altri profumi low cost provati. E sicuramente il prezzo, che lo potete trovare, io di solito lo trovo in offerta sui circa 3 euro, lo prendo solo in offerta, sono 100 ml, quindi comunque non è pochissimo. È un buon profumo, la durata non è male, ecco, ripeto, non vi dura tutta la giornata, ma considerando anche il prezzo potete rispruzzarvelo, no? Quindi facendo un paragone su un 100 ml di un profumo di marca e questo, io sinceramente continuo a ripreferire questi profumini perché mi danno la possibilità di cambiare anche fragranza, di non preoccuparmi di consumarlo, di finirlo, di quanto ne spruzzo anche magari 2 volte durante la giornata se voglio rinfrescare la fragranza. Perché so che comunque costano poco, che li ho pagati 3 euro per 100 ml, a differenza dei 40, 50, 60, 70, 80 euro di profumo che potete trovare invece in profumeria. Quindi io, se non li avete mai acquistati, ma credo proprio di no, perché credo che li conoscano tutti, ve li consiglio e questo è uno dei miei preferiti, quindi sicuramente questo ve lo consiglio, sì. E niente. Poi, allora. Finito anche un deodorante, sì, un deodorante, oddio, sapone intimo, mi veniva il termine, questo della Neutromed, che mi piace tanto come linea perché è molto 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 delicata, non va a creare problemi anche insomma a quella particolare zona intima. Tra l'altro perfetti questi qua anche per il lavaggio del viso, talmente di solito l'INCI è formulato bene. E questo è pH 5.5, lenitivo con azione emolliente, meno 70% senso di secchezza. Io, insomma, brutto da dire perché si parla di zone intime, però ho proprio secchezza, quindi questo faceva proprio al caso mio. L'INCI, appunto, ripeto, non è niente male. Non è un prodotto certificato, ma comunque Neutromed è, diciamo, risaputo, almeno per quanto ne so io, che ha dei buoni ingredienti e un buon INCI. E infatti questo è approvato dall'Associazione Italiana Donne Medico e quindi comunque è un buon prodotto. Non mi ricordo il prezzo, però mi è piaciuto molto anche la consistenza, perché quello per esempio che sto utilizzando adesso in bagno, che è di Ecos, mi sta piacendo, però è molto liquido ed è una cosa che non sopporto perché, appunto, come vi dicevo prima, mi scivola, non mi piace. Invece, questo aveva una bella consistenza. Non è un chili effetto freddo, quindi anche in quel caso, se vi dà fastidio, nessun problema di quel genere. Veramente ottimo, mi è proprio piaciuto. Quindi, adesso non so se ho in scorta qualche detergente intimo, forse sì. Ma se non ce l'avessi e trovassi questo, sicuramente lo riacquisterei. Poi,
un altro prodottino di Balea. Allora, questo era una maschera di quelle a turbante. Quindi vi faccio vedere l'immagine per farvi capire a cosa mi riferisco. Quindi non è la classica maschera che è cremosa che andate a mettere sui capelli, ma è appunto fatta a turbante. Quindi all'interno, vediamo se ce l'ho ancora, ma spero di non sporcare in giro. C'è questa cosa piegata un po' meglio di così, ma io l'ho tenuta per farvi vedere, l'ho ripiegata in qualche maniera. Ha appunto l'adesivo, bello attaccato ancora, che serve per chiuderla. E praticamente, cerco di farvi vedere in qualche modo, ho fatto così. Qua voi ci infilate la testa, quindi ve lo mettete in testa, dentro tutto pieno di prodotto, di crema. Lo chiudete bene appunto con l'adesivo e ve lo tenete in posa come una maschera, appunto. Quindi una cosa che io avevo visto all'estero, in realtà sapevo che c'era da Balea, e poi sapendo che loro sono troppo avanti, ho detto sicuramente c'è, l'ho cercata e infatti c'era. Allora, io non sono abituata, nel senso che non mi piace, cioè, il fatto di avere il turbante in testa non era una cosa comodissima. La maschera forse applicata, la maschera classica applicata in crema, applicata così con le vostre mani, sicuramente è un po' più comoda rispetto a questo, però credo che sia semplicemente punti di vista, perché magari qualcuno che invece non ama sporcarsi le mani e star lì a spalmare tutti i capelli, con questa è molto semplice perché li raccogli, la metti, massaggi un po' in modo che comunque il prodotto penetri bene e prenda tutti i capelli, e potrebbe essere una cosa molto comoda. Questa era Oil Repair Intensive, quindi super riparatrice per i capelli, che è quello di cui io ho bisogno, avendoli così secchi e danneggiati dalle deco. Fortunatamente non uso piastre o robe, perché vedete che non li curo praticamente mai. C'è questo cazzo di ciuffo che continuo a cercare di sistemarlo, e voi direte: ma non potevi sistemarteli prima del video i capelli? Eh sì, lo so, ma faccio sempre le cose così. È già bello che sono un minimo truccata. Quindi, comunque, niente, appunto, a capelli lavati si mette su questo bel turbantino, si chiude, si lascia in posa qua, indicato 15-20 minuti, ma io l'ho tenuta anche di più, e poi appunto si va a sciacquare. A me è piaciuto l'effetto, effettivamente dopo erano belli morbidi, non oleosi, anche se c'è scritto appunto oil repair, non pensate a una roba oleosa che quindi poi dopo vi lascia unti o quant'altro. E mi era piaciuta, e tra l'altro è autoriscaldante. Cosa vuol dire? Che mentre ce l'avete in testa sentite calore, non vi spaventate, perché è proprio l'effetto del turbante. E è un trattamento appunto di riparazione. All'interno, come contenuto, ci sono 35 ml di prodotto, ecco così, senza siliconi, per capelli molto secchi e danneggiati. Formula base di cheratina e olio di argan. E devo dire che mi è piaciuta. Ripeto, forse dal mio punto di vista è ancora più comoda la classica maschera che mi metto, mullettone e via. Però per cambiare, è un prodotto che mi è piaciuto provare a fare. Se costasse un po' meno, probabilmente l'avrei già riacquistata. Questa mi sembra che costasse sui 3-4 euro, quindi non tantissimo. Però è monodose, quindi considerando che con la stessa quantità, scusate, che con lo stesso prezzo posso acquistare una maschera di quelle in boccetto e avere quindi una maggiore quantità di prodotto da poter riutilizzare più volte, questo ovviamente mi frena il riacquisto di questo prodotto, anche se in realtà mi è piaciuto e l'effetto è stato veramente molto piacevole, al tatto, positivo, erano belli, morbidi. Quindi è un prodotto promosso, ma è un ni, quindi io non so se al momento lo riacquisterei, semplicemente per questa questione di prezzo e di praticità. Quindi il fatto di poter trovare questa, che comunque mi metto in testa, metto il mulettone, sono a posto esattamente come questa, ma un boccettone enorme,
un prezzo più basso di questo, è normale che ci faccio un pensierino. Però se siete curiosi o vi piace comunque l'idea e volete insomma provare ad acquistarla, io comunque ve la consiglio perché io mi sono trovata bene. E quindi ci sta, ci sta. Poi, altro prodotto per capelli, sempre Balea. Allora, questo è lo shampoo secco. Questa è la versione 6 in 1. Credo di avermi mostrato recentemente, tra l'altro, il video dove l'acquistavo. E dove effettivamente poi vi dicevo che 6 in 1 non aveva molto senso, cioè che non capivo bene cosa fosse questo 6 in 1 perché io di effetti diversi rispetto ai soliti non ne avevo visti. Anzi, devo dire che in realtà questa mi è piaciuta forse meno rispetto alle classiche. Non lo so, l'ho trovata forse un pelo meno efficace, non so come dirvi. Qui diceva, vabbè, aveva l'effetto volumizzante che io non ho visto, ma non che non ho visto perché non ce l'abbia, ma perché in realtà anche le altre un minimo hanno questo effetto. Nel senso che comunque poi quando asciuga diventa come una sorta di polvere e fa una volta poi rimossa un minimo di volume, non so come spiegarvi. Quindi non esagerato, ma neanche questa, quindi boh, io le differenze non le ho viste. Comunque dice per tutti i tipi di capelli, protegge dal calore, contiene filtro UV. Il 6 in 1 non lo spiega, infatti. L'unica cosa che dice che è shampoo secco effetto volumizzante. Forse perché è anche appunto protettivo del calore. Ah, ok. I 6 in 1 sono quelli indicati qua in tedesco. Tra cui c'è appunto filtro UV, volume e altre robe in tedesco che non so cosa vogliono dire. Sì, cioè, secondo me non c'è tutta questa differenza, ripeto. E uno vale l'altro, di solito cambio, quindi questo ho provato a cambiarlo e vedere com'era perché mi incuriosiva l'effetto volumizzante, però quantomeno in questa linea non ho notato granché, ecco. Non per questo non è un prodotto che riacquisto, quindi io quando vado da Balea e mi serve lo shampoo secco, lo acquisto perché comunque mi piace, lo trovo funzionale, costa poco. E quindi è un prodotto che continuo a riacquistare. Non questo nello specifico, ma se dovessi riacquistare, cioè se dovessi trovare questo perché magari sono finiti gli altri, tranquillamente riacquisterei questo senza problemi. Non aspettatevi chissà che da questo 6 in 1. Ecco, questo era il senso di quello che volevo dirvi. Funzionale come sempre, ma niente di sconvolgente, niente di diverso rispetto agli altri. Anzi, io comunque continuo a preferire le versioni classiche. Però, insomma, se trovo questo, sì, perché no? Poi, sempre prodotto capelli. Ma quanti prodotti capelli in questo video? Allora, questo è uno dei miei prodotti preferiti. È sempre del DM. Non so se vedete, è scritto piccolino qui, comunque è una linea del DM e è praticamente l'olio che utilizzo post shampoo. Di questi ne ho consumate diverse confezioni perché mi piace tanto. Anche questo sicuramente ve l'ho mostrato, insomma, nei vari video haul e vi dicevo che è un po', per quanto mi riguarda, la variante un po' più economica rispetto all'olio, per esempio quello di Nash Argan che io usavo prima. Che è molto 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 valido, ma costoso, particolarmente costoso perché un boccettino così costa tipo 14 euro, mentre questo che sono 150 ml costa sui 4-5 euro. E io non so, Langarmat, che non so come si dica questa roba qui, questa linea. Ci sono diversi prodotti, è la stessa linea di cui utilizzo anche l'antigiallo, sia maschera che shampoo. E insomma, ho provato diversi prodottini, sono tutti ottimi quelli che ho provato finora. Questo dice con olio di cocco ed olio di buriti, non appesantisce la chioma ed è vero perché mi è capitato con altri oli che poi mi rimanevano unti i capelli ed è una cosa che odio perché il giorno dopo vuol dire dover rifare lo shampoo, mentre con questo io stavo sicura, li rendeva molto più pettinabili, più morbidi, luminosi, ma non aveva l'effetto olio,
olio sui capelli, ecco, quindi ottimo. Effetto anticrespo, vero, rende i capelli luminosi, li protegge dal calore del phon e migliora la pettinabilità. Tutto, tutto, tutto assolutamente vero, mi piace tanto, non c'è da abbondare, ma devo dire che a differenza appunto di altri oli, anche se abbondo non ho quell'effetto appunto tutto untuoso. Il segreto comunque è quello di metterlo su capelli bagnati, quindi non mettetelo su capelli asciutti. Asciutti magari sulle puntine, se magari le sentite particolarmente secche, ma io questo lo metto a capello bagnato, cioè esco dalla doccia, mi metto l'accappatoio, tampono i capelli, spruzzo questo, poi mi metto il turbante e lascio tutto, faccio altre robe, poi quando ho tempo, quando voglia, mi tolgo il turbante, mi pettino, mi asciugo, ecco. Quindi non mettetelo sul capello asciutto, perché sennò qualsiasi olio farà l'effetto olio. Mentre da capello bagnato, come sul corpo, aiuta sicuramente l'assorbimento molto 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 meglio. Ottimo, super super consigliato, quindi questo è uno dei miei prodotti, poi dovrò farlo il video, un altro di quelli che dovrò fare, dei top del DM, questo sicuramente è uno di quei prodotti che io vado e sono sicura e che riacquisto sempre. Poi, non poteva mancare ovviamente in questo video un bel deodorante. Questo è appunto di... Non poteva mancare in questo video ovviamente un deodorante di Balea. Eccolo qua. Ce n'è sempre uno in ogni video di prodotti finiti perché mi piacciono molto. Questo era una linea in edizione limitata e non potevo lasciarlo lì perché era quello dedicato alla Thailandia e quindi come potevo lasciar giù questo prodotto? Anzi, cioè, veramente quando l'ho visto ho detto ma voglio tornare là con la barchettina thailandese, con il cocco, i fiori, c'è una nostalgia praticamente, come il packaging di un prodotto addirittura possa scatenare nostalgie e sentimenti di vario tipo. Comunque, allora, Balea deodorante spray corpo al profumo di cocco e fiori di loto, senza alluminio, efficace a 24 ore. Vaporizzare sotto la scella da una distanza di circa 15 cm può essere vaporizzato su tutto il corpo, quindi a differenza di altri, su questo è indicato, e ve l'ho detto altre volte, che ci sono quelli, diciamo, prettamente deodoranti a scelle e quelli tutto il corpo, anche se io poi mi spruzzo tutto su tutto il corpo. Però questo era proprio specificato e ottimo, ottimo come sempre, una profumazione dolce. Questa è un'edizione limitata quindi non so se c'è ancora, anche se qualche mese fa, oddio adesso mi sta venendo il dubbio, però io una delle ultime volte che c'ero stata avevo visto ancora alcuni prodotti di questa linea, non il deodorante, ma mi sembra che avevo visto ancora i bagnoschiuma, perché ho preso anche tutti i bagnoschiuma, mi sembra. Vabbè, non voglio dirvi una stupidaggine. Comunque è per dirvi che in generale questi deodoranti profumati per il corpo sono ottimi, li acquisto sempre, costano poco. La durata 24 ore no, ve l'ho già detto, però per il prezzo che hanno, secondo me sono una bomba e io li amo. Poi, ultimo prodottino, e non è un prodotto beauty in realtà, ma è una tisana. Però volevo parlarvene perché l'ho adorata. Mi piacciono tantissimo le tisane della Clipper. Secondo me sono, a parte che il packaging lo adoro, guardate quanto è bello. E mi piace proprio, quindi ho tenuto proprio la confezione, la scatolina per farvi vedere. E di questa ne ho anche un altro, che però no, non è finito. Allora, sono prodotti anche questi, non dico biologici, però sicuramente hanno delle ottime certificazioni. E questa era appunto al tè verde, ma con aloe vera e limone.
L'effetto appunto deve essere quello tranquillizzante, poi è un effetto molto blando, non pensate di prendervi la tisana e dormire, tranquillizzarvi, perché io sto utilizzando adesso quella dell'erborario Sedanerve per dormire, non mi fa niente. Però comunque è un rituale che ogni tanto mi piace e ci sta. Questa l'ho veramente adorata, tant'è che a differenza dell'altra che era il... Sto cercando di ricordarmi. Alla liquirizia, ecco. Che infatti mi piace un po' meno perché è un po' più forte come sapore. E quindi infatti è ancora in cucina che non è finita. Questa invece l'ho divorata, mi piace veramente veramente tantissimo. Il costo non è basso, ma io l'avevo acquistata in offerta, per cui non era neanche esagerato. E quindi quando le trovo in offerta, queste qui della Clipper sono tra le mie preferite e le acquisto sempre. Questa in particolare a me era proprio piaciuta molto molto molto. Quindi ve la consiglio, ma vi consiglio non tanto questa, ma in generale le tisane Clipper sono tra le mie preferite, sono tra le più buone secondo me. Però, insomma, poi ditemi voi. Però questo sicuramente è un ottimo, ottimo, ottimo prodotto. E niente, questo è tutto per il momento. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Spero di avervi dato delle informazioni utili. Fatemi sapere insomma cosa ne pensate, se c'è qualche prodotto tra quelli che avete visto che avete provato anche voi e appunto cosa ne pensate di questi prodotti. E niente, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Bacioni, ciao!